Bentornati alla nostra rubrica Dalla terra alla padella. Sono in compagnia di patron chef Anthony Marra e l'executive chef Franco Di Dio e ci troviamo a Castellana Grotte in Puglia al ristorante bistrò di Anthony Marra. Anthony, sappiamo bene che le tue ricette sono semplici ma nello stesso tempo innovativi. Quindi meravigliaci! Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. In questa ricetta faremo vedere come un piatto puramente estivo possa prendere comunque i gusti e tanti colori di cremosità, di dolcezza e di vellutata. Andremo oggi a fare delle pappardelle con una julienne di zucchina, delle mazzancolle saltate, dello zafferano e della mantecata di mascarpone. Per prima cosa prendiamo le nostre mazzancolle. Le priviamo del nostro budello, questa è una cosa importante, noi l'abbiamo già fatta per portarci avanti un po' col tempo. Franco, fai vedere il budello, praticamente si fa un taglio dorsale, voi usate le forbicine, Franco si può permettere con l'esperienza di usare un trinciante, però all'interno del dorso troveremo una budella nera, piano piano quella va rimossa. Perché? Perché all'interno di quella budella comunque troviamo quelli che sono le sabbioline, quelli che sono i detriti, è un filtro per il gambero. Quindi se noi non vogliamo una minestra che in bocca ci dia crack e cric e crook, lo dobbiamo togliere. Priviamo la nostra mazzancolla della testa, due le porteremo a frutto, le altre due le andremo a lasciare intere. Successivamente prendiamo dell'olio extravergine di oliva, andiamo quindi a mettere nella nostra padella il nostro olio di leccino monocultivar. Perché il leccino? Perché io lo preferisco tra gli oli per la sua dolcezza, per la sua integrità e per non essere molto invasivo con i nostri prodotti che andremo a cuocere in questo soffritto. Poi andremo ad aggiungere delle gocce di olio aglianico. Questo olio è semplicemente dell'aglio fatto sbollentare in acqua, privato della sua anima interiore. Una volta fatto sbollentato, viene sciacquato, va portato l'olio extravergine di oliva a una temperatura di circa 60 gradi, dopodiché va messo l'aglio all'interno e va creato come un'infusione. Cosa succede? Il nostro aglio che nella sbollentatura ci ha rilasciato quelli che sono gli oli essenziali, quindi privandolo anche dell'anima ci ha favorito questo processo, cosa abbiamo fatto? Andando in infusione ci rilascia solo le sue particelle aromatiche e quindi non lo andremo a sentire in maniera aggressiva nelle nostre preparazioni. Questo vale soprattutto se noi andiamo a lavorare il pesce. Il pesce è già un principe da sé, non ha bisogno di molti odori, non ha bisogno di molti sapori, va solo rispettato per la sua integrità. Quindi si andranno a fare, ricapitolando, delle cotture violente, delle cotture veloci, in modo tale da non rompere quelle che sono le proprietà delle nostre polpe, del gambero in questo caso, perché deve rimanere all'interno molto succulento. Detto questo, mi sono dilungato un po', andiamo avanti con la nostra ricetta e andiamo a mettere i gamberi che abbiamo precedentemente pulito con le teste. La testa della nostra mazzancolla è pregiata perché è proprio lì che ci sono i succhi, i profumi, è proprio lì che esplode quel sapore di crostaceo, quel sapore di sughero, perché sapete, il crostaceo comunque è caratterizzato da un sapore di sughero, un sapore di muffa, un sapore di vecchio, quelli sono i suoi odori olfattivi e quindi noi successivamente li andiamo a rispettare abbinandoli con, in questo caso, della zucchina. Periodo estivo, non potevamo non omaggiare la nostra zucchina in questo piatto e in più per gli amanti della cremosità, del volume, della coccola del palato li andremo a mettere in fase di mantecazione il nostro mascarpone e lo zafferano che ci darà la sapidità. Quindi andremo con pochissimo sale, quasi niente per rispettare il nostro prodotto e lo zafferano ci darà la sapidità. Vai Franco,
andiamo a sfumare con del brandy. Vai Franco, facciamo fare la fiammella in modo tale che gli alcol debbano evaporare. In questo modo portiamo di nuovo la fiamma bassa e ci aggiungiamo dello zafferano. Franco, andiamo con lo zafferano in modo tale che ora andremo a spegnere il nostro composto e il crostaceo proprio nella fase del rilassamento acquisirà proprio il suo sapore alla massima potenza, dico io. Andremo a togliere quindi i nostri gamberi, predisponendoli in un piattino in questo modo. Toglieremo anche le nostre teste che verranno successivamente buttate, ok, e lasciamo riposare il nostro liquido di zafferano insaporito con il liquido del nostro crostaceo. Ci mettiamo della pellicola in modo tale che sia l'aria non asciughi le carni del nostro prodotto e sia perché ora la cottura, grazie alla sua caloria del prodotto stesso, continua in maniera del tutto delicata e quindi darà morbidezza al tessuto, diciamo, proteico del nostro gambero. Successivamente ci prepariamo per la zucchina. Quindi prendiamo la nostra zucchina, andiamo a togliere le due estremità, la faremo a pezzetti in questo modo, esatto, e andremo a creare la julienne. Cos'è una julienne? Una julienne è un taglio di cucina conosciutissimo oggigiorno, in maniera sottile e di una forma allungata. Lo andremo a scottare veramente in maniera molto veloce, perché sia per, diciamo, preservare quelli che sono le proprietà benefiche del nostro ortaggio e poi perché anche a livello gustativo vogliamo rilasciare in questa ricetta questa croccantezza della nostra zucchina, del nostro ortaggio e quindi con sé tutta la sua freschezza. Franco ora sta procedendo al taglio della nostra zucchina. Andremo successivamente, come sempre, ad aggiungere un fondo d'olio extravergine di oliva. Esatto, sempre il leccino per tutta la vita. Noi utilizziamo altri oli, sia chiaro, noi utilizziamo l'olio comunque di paranzella, andiamo a usare la nostra frantoiana, andiamo ad usare, diciamo, la nostra coratina, però si va ad utilizzare magari con della selvaggina, delle carni tritate, aromatizzate oppure, come vi devo dire, marinate preventivamente. Nella cottura di una bella costata gli andremo a fare un massaggio prima di portarla sulla piastra ad alte temperature, però in questo caso, con questa ricetta fresca, leggera allo stesso tempo ma cremosa, abbiamo bisogno di un olio delicato e per questo io ho scelto il leccino. Come vedete, Franco sta saltando le nostre zucchine fatte con un soffritto di cipolla bianca e dell'olio extravergine di oliva, sta aggiungendo subito del sale in modo tale che la zucchina inizi proprio a sudare. Si dice anche nel gergo volgare comune, deve sudare la zucchina, quindi si fa in modo che i liquidi in eccesso vengano cacciati via e rimane la sua fragranza croccante, gustosa e benefica. Abbiamo quasi ultimato il tutto, qualche altro giusto minuto, ma scarso, Ecco qua, abbiamo tirato fuori la nostra zucchina e andremo a procedere con l'addizione di cose, di panna fresca. Un cucchiaio, signori, non esagerate, servirà solo da
Legante va bene così, Franco? Solo da legante con lo zafferano e il mascarpone. Quindi va, facciamo questa leggerissima emulsione in maniera tale da creare anche dolcezza in più al nostro piatto. È un piatto estivo che abbraccerà anche il principe della stagione estiva, che non si confonde mai, ed è il nostro limone. Quindi andremo ad aggiungere una grattugiata generosa di limone in questo modo qua. L'estate, io sento l'estate in padella, la zucchina fresca, il nostro limone fresco, il nostro zafferano, altro principe della nostra gastronomia italiana. A questo punto andremo ad incorporare le nostre zucchine julienne nella nostra salsa. Ecco qua, semplicemente così. È un piatto estivo fresco ed è un piatto che non richiede neanche moltissimo tempo. Ora procediamo con l'ingresso della nostra pasta fresca in acqua bollente precedentemente salata. Ecco Franco che si accinge a immergere la nostra pappardella. Gli diamo giusta una mescolata in modo che non si attacchi e la lasciamo cuocere per circa non più di 5 minuti. Ora Franco prenderà la padella, gli andrà ad incorporare all'interno i gamberi che abbiamo soffritto precedentemente. Togliamo l'involucro di pellicola. Ecco qui. Prenderemo i nostri gamberi. Uno. Gettiamo le teste. Quelle teste hanno contribuito al nostro sapore. I due gamberi interi li lasciamo per poi decorare il nostro piatto finale. Arrivati a questo punto possiamo già tirar via la nostra pasta, Franco. Veramente questa cuoce in minuti. Esatto. Ora Franco sta procedendo a rimuovere la pasta dall'acqua in questo modo. Andremo a dargli successivamente una prima mantecata e ad incorporare un bel cucchiaio di mascarpone. E qui, per i palati più golosi, c'è la goduria. Quando arriva in bocca questo formaggio mantecato, dolce, morbido, cremoso, che si unisce al gusto estivo del limone, della zucchina e del gambero, sarà un connubio, a mio modesto parere, del tutto perfetto. Come vedete, abbiamo aggiunto la nostra porzione di mascarpone, un mezzo mestolo d'acqua di cottura per la mantecazione, per creare una vera e propria vellutata all'interno della nostra padella. Mantechiamo, sì, mantechiamo. Ecco che il mascarpone sta abbracciando tutti i nostri protagonisti del nostro piatto. La zucchina rimarrà bella croccante, il gambero morbido, la sapidità del nostro gambero, la sapidità dello zafferano. Non ci dimentichiamo che all'interno c'è comunque dello zafferano, e come avete visto noi abbiamo salato in maniera impercettibile le nostre zucchine, proprio perché vogliamo preservare al palato di decifrare tutti i gusti contenuti in questa nostra ricetta. Prendiamo un nostro piatto, abbiamo scelto un cappello del prete nero perché i colori fluo di questo arcobaleno in cottura, rosso del gambero, verde della zucchina, giallo dello zafferano, possano risaltare in maniera più incisiva anche alla vista del nostro piatto. Ora Franco sta facendo dei chiffon di pasta.
non vi soffermate in questo piatto. Questo è un piatto sbarazzino, è un piatto dove non ha bisogno dello chiffon in maniera molto precisa. Deve lasciare i colori alla zucchina di andare dove vogliono, al gambero di presentarsi come vuole. Mettiamo un po' della base, Franco, del nostro preparato, quindi prendiamo qualche zucchina, andiamo a finire il sopra, sì. Prendiamo un cucchiaio, il mestolo, Franco, come? Perfetto. Andiamo su, vedete i colori come emergono. Finiamo il nostro piatto con l'adagio, come si suol dire, delle nostre mazzancolle. In questo modo abbiamo preso un fiorellino del nostro basilico lime, bellissimo, elegante, perfetto Franco. Signori, il nostro fresco d'estate, così chiamato, a base di zucchina, è quasi pronto. Non vi ho parlato di proposito di un ingrediente, l'ingrediente jolly di questa preparazione. Perché non ve ne ho parlato? Perché vi sareste spaventati, perché la novità porta paure. Abbiamo della polvere di liquirizia che andremo a mettere sul nostro crostaceo e sul nostro preparato, proprio dei pezzettini per rilasciare l'ultima boccata di fresco al nostro palato. Signori, questo è il nostro piatto, la nostra ricetta. Non posso che augurarvi buona degustazione. E ricordate, una cucina senza saperi è una cucina senza sapori. Ciao!